titola Miracoli. Christy Jennifer Garner e Kevin Martin Anderson Bean vivono in Texas con le loro tre figlie. Quando una di loro, la piccola Anna Kylie Rogers, inizia a lamentare continui dolori alla pancia, i medici scoprono che soffre di una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura. Siccome la bambina rischia la vita, i genitori decidono di portarla a Boston, dove uno specialista potrebbe sottoporla a un trattamento sperimentale. Tuttavia la situazione sembra disperata, al punto che Christy inizia a perdere la fede, ma proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, accade un evento inspiegabile dalla scienza medica. Il dottor Nurko, Zach Sale e il dottor Todd Blythe, Rhoda Griffiths, la ragazza in chiesa. Liberala da questo male. Mi stai ascoltando almeno? Cioè sta dicendomi che mia figlia è caduta da 9 metri d'altezza, ha battuto la testa e non solo questo non l'ha uccisa né l'ha paralizzata, ma addirittura l'avrebbe guarita. Sì. Beh, questo è impossibile. Non è così facile da credere e tantissima gente va in cerca di pubblicità. Molta gente pensa che siamo pazzi. O li stendi o ti stendono loro. Ripensando a tutto quello che è successo, non posso non raccontarvi la nostra storia. Lui ha detto che sarei guarita. Chi l'ha detto, amore? Vuoi salire? I miracoli sono altruismo. Finite senza di me, ragazzi. Ciao, Anna. Ciao. Danny, devo prendermi la giornata domani. A volte si manifestano nei modi più inattesi, grazie a persone che attraversano la nostra vita. Oh, sembra che ci sia un problema al mio terminale. E la dissezione sarà più grande. Dottor perché... Nurko? Sì? Sono la nuova receptionist. Ho grazie ad amici che ci rimangono accanto in qualunque situazione. E ci rimettiamo a dormire. Uno, due, tre, via! Sorpresa! I miracoli sono... amore. I miracoli sono Dio. E Dio. Dio è perdono. Perché Anna è guarita quando oggi nel mondo ci sono così tanti bambini che soffrono? Non conosco la risposta. Ma dopo tutto quello che ho passato mi sono resa conto di non essere sola. E qualunque cosa possa succedervi, io sono qui per ricordarvi che neanche voi siete soli. I miracoli sono il modo in cui Dio ci fa sapere che Lui è qui.